Carissime, carissimi, vorrei tanto essere lì tra voi, ma come Claudia ben sa, per motivi di vario genere e anche perché in realtà io ipotizzo che ci rivedremo a febbraio e a febbraio, sempre che noi tutti ci saremo ancora. Allora verremo a Roma naturalmente e potremo parlare anche meglio. Questo vuole essere semplicemente un saluto cordiale a Lara, la cui funzione noi riteniamo sia insostituibile. Noi sappiamo che Lara, lo sapete anche voi, o almeno molti di voi lo sanno, ha molti nemici. Non soltanto fuori dell'area radicale, purtroppo anche dentro ci sono persone bene individuabili ed individuate che gradirebbero la scomparsa dell'ara, che auspicano la scomparsa dell'ara per basse, meschine voglie e brame di smodato potere. Si tratta di nullità che nulla potranno perché questa associazione svolge un ruolo fondamentale, un ruolo di primo piano, è destinata vieppiù a consolidare questo ruolo e a dare risposte articolate e sensate ad una grande domanda che è fondamentalmente una domanda di libertà. Noi partiamo dal presupposto che l'essere umano è libero nelle sue scelte. Questa era anche la posizione di Locke nel suo secondo saggio sul governo. Bene primario, osservava Locke, è la libertà, la proprietà della propria persona. Ma che cosa implica la proprietà della propria persona e la libertà consolidata, innata, difendibile ogni ora? Implica naturalmente che l'essere umano sia libero nelle proprie scelte, anche quelle estreme, quindi libero di vivere o di morire. E in questo ampio ventaglio si colloca la possibilità per l'essere umano, qualsivoglia, in qualsiasi parte del pianeta Terra, di cibarsi di ciò che meglio crede, di assumere le sostanze che ritiene più opportune per la propria soddisfazione endogena e per la ricerca della felicità personale, infischiandosene altamente dei pareri di Tizio, Caio e Sempronio, dei quali pareri non ce ne potrebbe calere di meno. L'essere umano è libero di vivere come meglio crede, se ritiene opportuno di dover vivere, ciò che non è sempre scontato, e naturalmente è anche libero del contrario, cioè è libero di morire. Così tagliamo subito corto con quei stupidissimi discorsi che dicono a ripetizione la cosiddetta droga. Loro non usano il termine cosiddetta, quella l'abbiamo aggiunta noi. Dicono la droga porta inevitabilmente alla morte. Questo è un discorso molto lungo, molto complesso, che se applicato alla cannabis fa veramente ridere i polli. Ma comunque, se vi fossero droghe, tra virgolette, che portassero alla morte, sia chiaro, una volta per tutte, che l'uomo e la donna e anche i trans
L'essere umano, a qualunque sesso appartenga, maschile, femminile o neutro, è libero sia di vivere che di morire. L'importante è che questa sua decisione non ricada, in termini economici, sulla collettività. Ma a parte questa limitazione ovvia, per il resto faccia quel che crede. Si butti dalla scala, si butti dalla lanterna, si butti dal Colosseo, assuma la droga A, B, C, D, E, non ha alcuna importanza, si tratta di libere scelte. Naturalmente questo è un discorso paradossale, un discorso estremo che risponde a stupidaggini estreme che ogni tanto si sentono vomitare da qualche sapientone insulso, sprovveduto e indecente. Quindi, tirando le somme, poi naturalmente avremo modo di approfondire questi concetti. Le cosiddette droghe sono di varia specie, alcune assolutamente innocue, altre beneficanti, altre dannose per il fisico, ma quale debba essere la scelta dell'essere umano in rapporto a coteste è un problema dell'individuo, naturalmente, non può essere un problema dello Stato o di questa sconcia oligarchia che ammorba l'aere ubertoso italico. Detto questo, ci sarebbero in realtà molte altre cose da dire, ad esempio sull'assenza di democrazia dell'area radicale, sul fatto che tra non molto si andrà alle elezioni politiche e i radicali non sono stati consultati come noi avevamo chiesto già due congressi fa, non sono stati consultati circa la scelta dei candidati alla Camera e al Senato, per cui non si capisce chi rappresenteranno quelli che andranno alla Camera e al Senato dicendo di essere la pattuglia radicale, visto che nessun congresso radicale li ha mai ratificati o eletti, visto che mai sono state fatte delle primarie, visto che mai i radicali hanno potuto decidere chi mandare alla Camera e al Senato. Detto questo, con la consueta serenità, nell'auspicio che Lara prosegua nella sua seconda strada, noi auspichiamo anche fortemente che questo importante movimento culturale e politico sia capitanato dalla persona che l'ha gestito, che l'ha, per così dire, inventato, che l'ha retto, che ne ha sopportato anche personalmente il pondo, anche finanziariamente. E naturalmente ci stiamo riferendo a Claudia Sterzi, che speriamo non molli, che resista, che sia sempre lì una persona su cui si possa fare conto. Quindi il fortissimo auspicio, che credo sia condiviso anche da molti di voi, probabilmente da tutti voi, che Claudia Sterzi rimanga alla guida dell'ARA, la porti avanti con coraggio, con vigore, con impegno crescente e con intelligenza, come certamente Claudia sa fare. Viva l'ARA!